Ma Bologna più che esterno d'attacco ero più punta centrale, forse per la velocità. Mi è sempre piaciuto il Borussia Dortmund, un po' per forse il colore giallo, perché era il mio colore preferito da piccolo. Roberto Baggio, per vari aspetti e soprattutto anche fuori dal campo, è stato un esempio per me. Poi l'ho anche incontrato in un'occasione dopo un'operazione alla spalla e mi ha aiutato con le sue parole e anche il suo modo di pensare. Ha cambiato molte squadre, ma è sempre stato amato sia in Italia che all'estero. Ricordo molto bene di Thiago Silva, uno sprint iniziale, tutte e due eravamo lì per sbattagliare per la palla e alla fine nessuno dei due ha vinto, quindi quello mi ha fatto ricordare che è veloce anche lui, è stato molto bello. Drogba mi ha dato molto, mi ha insegnato molto perché ero giovane, mi ha preso sotto la sua ala praticamente, mi ha insegnato molti trucchi del mestiere, poi ovviamente anche Terry, Gerrard, Totti, Ancelotti che mi ha fatto debuttare al Chelsea, quindi sì, devo ringraziare specialmente lui. Mi piace leggere molto e mi interessa anche interior design. Nasce dal Chelsea quando era un periodo di difficoltà, da lì ho studiato l'esultanza che non mollerò. Milan per un italiano penso sia il creme della creme, come per un inglese dire Liverpool e Manchester United e per uno spagnolo Real Madrid e Barcellona. Non c'è niente di meglio del Milan.